Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Eccoci radunati anche quest'oggi a celebrare l'Eucaristia, perché oggi è domenica, una domenica natalizia, e ringraziamo il Signore per il dono che ci fa della Sua parola, del Suo corpo e del Suo sangue. E all'inizio della celebrazione domandiamo perdono dei nostri peccati per essere degni di partecipare ai santi misteri. Tu, Figlio di Dio, che hai condiviso la nostra esistenza, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tu, Verbo di Dio, che sei il volto della misericordia del Padre, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tu, Agnello senza macchia, che sei vittima di espiazione per i nostri peccati, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria. Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio ricco di misericordia, che ci hai chiamato a condividere il destino di gloria del tuo amato unigenito, adesso che siamo partecipi della sua condizione di figlio e della sua natura divina, rinnovaci interiormente e rendici consapevoli della dignità ricevuta in dono da Lui, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Leggi nel nome del Signore. Lettura del libro del Siracide. La sapienza fa il proprio elogio.
in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria. Nell'assemblea dell'Altissimo apre la bocca, dinanzi alle sue schiere proclama la sua gloria. Io sono uscita dalla bocca dell'Altissimo e come nube ho ricoperto la terra. Io ho posto la mia dimora lassù, il mio trono era su una colonna di nubi. Ho percorso da sola il giro del cielo, ho passeggiato nelle profondità degli abissi. Sulle onde del mare e su tutta la terra, su ogni popolo e nazione, ho preso dominio. Fra tutti questi ho cercato un luogo di riposo, qualcuno nel cui territorio potessi risiedere. Allora il Creatore dell'universo mi diede un ordine. Colui che mi ha creato mi fece piantare la tenda e mi disse: fissa la tenda in Giacobbe e prendi eredità in Israele. Prima dei secoli, fin dal principio egli mi ha creato, per tutta l'eternità non verrò meno. Nella tenda santa, davanti a lui ho officiato e così mi sono stabilita in Sion. Nella città che egli ama mi ha fatto abitare e in Gerusalemme è il mio potere. Ho posto le radici in mezzo ad un popolo glorioso, nella porzione del Signore è la mia eredità. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi. Ripetiamo. Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi. Celebra il Signore Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi. Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce. Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi ad Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi. Benedicimi, Padre. La lettura apostolica ci illumini e ci giovi a salvezza. Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, Dio, mandando il proprio Figlio in una carne simile a quella del peccato e a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne, perché la giustizia della legge fosse compiuta in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Quelli infatti che vivono secondo la carne tendono verso ciò che è carnale. Quelli invece che vivono secondo lo Spirito tendono verso ciò che è spirituale. Ora la carne tende alla morte, mentre lo Spirito tende alla vita e alla pace. Ciò a cui tende la carne è contrario a Dio, perché non si sottomette alla legge di Dio e neanche lo potrebbe. Quelli che si lasciano dominare dalla carne
non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Ripetiamo. Alleluia, 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 alleluia. Lo Spirito del Signore è su di me, mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai poveri. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Parola del Signore. Questa è la domenica dopo l'ottava di Natale. Un'altra occasione, come spesso ci capita in questi giorni, di partecipare all'Eucaristia e di lasciarci
nella disposizione di ascoltare la parola del Signore. E qual è il vantaggio? È quello di poter ulteriormente riflettere sul grande mistero che si è compiuto in mezzo a noi per il Natale del Signore. Ogni messa di questi giorni mette in luce un aspetto del Natale, un aspetto e un contenuto della venuta del Figlio di Dio nel mondo, quindi un aspetto dell'incarnazione. Per capire e accogliere la sottolineatura di oggi, osserviamo le letture bibliche. Il tema della prima lettura, che è poi il tema di tutta la messa, è quello della sapienza. È il libro del Siracide che ce ne parla, un libro sapienziale dell'Antico Testamento, un libro bello, anche poetico. Infatti avete sentito come parla della sapienza di Dio personificandola in modo vivace, in modo interessante. Io, dice la sapienza, sono uscita dalla bocca dell'Altissimo, mi sono diffusa come nube, come pioggia abbondante e benefica su tutta la terra, su ogni popolo e nazione, perché ogni popolo ha la sua saggezza, ha la sua esperienza, ha la sua civiltà. Ogni popolo ha i suoi sapienti, i suoi maestri. Sì, ma, dice la sapienza, ho posto la mia residenza preferita. Io mi diffondo su tutti i popoli, ma ho posto la mia residenza preferita in Israele e ho fissato una tenda in Giacobbe. È vero, Israele sapeva di essere tra tutti gli altri popoli un popolo privilegiato da Dio. Sapeva di avere ricevuto molta sapienza e riconosceva questa sapienza soprattutto nella legge. La legge ricevuta da Dio attraverso Mosè era la fonte della vita saggia, valida, gustosa, ben realizzata. Pensate per esempio qualche espressione di un salmo come il 118. Dice: la tua legge, Signore, la tua legge è la mia gioia. Ho più senno degli anziani perché medito la tua legge. Beato il popolo che ha Dio per Signore. I tuoi precetti mi fanno più saggio di tutti i maestri. Piccola parentesi. Chi di noi è ragionevole e intelligente riconosce che la legge di Dio, i comandamenti, sono sapienti, sarebbero, se osservati dall'uomo, motivo di vita più serena, più ordinata, più gustata. Non uccidere, non rubare, onore il padre e la madre, non dire falsa testimonianza, non desiderare la donna d'altri. La legge è un bene, amici. Il popolo che accoglie la legge con riconoscenza e la mette in pratica è un popolo saggio. Vita sociale e anche vita personale migliore. La terra che diventerebbe finalmente simile a un giardino. In questo popolo Israele, già guidato dalla saggezza di Dio, ma non sempre adempiente, nella pienezza del tempo arriva Gesù. Nasce Gesù, come dice il Vangelo. Egli è la vera sapienza,
la più alta e definitiva manifestazione della sapienza di Dio. Quando Gesù, agli inizi del suo ministero, entra, come abbiamo sentito, nella sinagoga di Nazaret, è ben cosciente di questo. Notate la solennità. Entra, si alza a leggere, gli danno il rotolo di Isaia, legge, riavvolge il rotolo, lo riconsegna all'inserviente. Tutto è fotografato fin nei particolari. Lo riconsegna all'inserviente, si siede. Gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. È l'attesa di Israele, è l'attesa realizzata. Oggi, egli dice, si è compiuta la scrittura. Dio ha elargito definitivamente al suo popolo la sua sapienza, dandogli il proprio figlio, sapienza incarnata. Non c'è che da tenere gli occhi fissi su di lui, le orecchie ben aperte e attente con meraviglia alla sua parola. E questo è quello che state facendo adesso. Cosa state facendo? State ascoltando la sapienza di Dio rivelata in Gesù. Occhi aperti, orecchie aperte, silenzio delle labbra, meraviglia. Noi siamo un popolo fortunato. E qual è il centro del messaggio di Gesù, della sapienza di Gesù? Proviamo a dirlo in modo essenziale. Anzitutto, che Dio c'è e che ha mandato il suo figlio nella carne umana, l'ha mandato in umiltà, nella somiglianza con noi. Questo nel Natale, ma poi sempre nella vita del Signore. Ed è evidente anche che qui, nella sinagoga di Nazaret, c'è l'ingresso semplice, ordinario, disarmato, tra gente del villaggio, senza gesti eclatanti. Dunque Dio parla con un certo stile. Diceva il Papa pochi giorni fa, parlando negli auguri natalizi alla Curia di Roma, del Vaticano: il segno di Dio, Papa, il segno di Dio è la sua umiltà. Il segno di Dio è che egli si fa piccolo, diventa bambino. Quanto desidereremmo invece noi uomini un segno diverso, imponente, inconfutabile del potere di Dio, della sua grandezza. Ma il suo segno è diverso, ci invita alla fede, all'amore e pertanto ci dà speranza, perché così è il nostro Dio, tale è la sua sapienza. Dove trovate umiltà trovate Dio, dove trovate prepotenza superbia non lo trovate. Proprio per questo, aggiungiamo, il messaggio di Gesù è un lieto annunzio ai poveri. Ecco la scelta. È una nuova vista per chi è cieco, è una nuova libertà per chi è oppresso. La cosa non è soltanto ideale interiore, ma anche legata a un nuovo anno di grazia. Avete sentito Gesù che lo dice? Cioè uno stile nuovo, un tempo nuovo che Cristo inaugura, ed è un tempo di fraternità, ed è un tempo di misericordia. Io adesso non mi fermo, perché su questo anno di grazia abbiamo già sentito parlare ieri sera, perché abbiamo aperto provvidenzialmente un anno di grazia in santuario, l'anno santo.
E infine, prendendo dalla seconda lettura di questa messa, San Paolo ai Romani, messaggio di Gesù e sua sapienza è che noi non siamo più costretti a lasciarci dominare dalla carne, ma siamo, semmai, sotto il dominio dello Spirito. Carne è lo stile mondano di vita, non soltanto l'impurità, sicuramente anche l'impurità. Ebbene, non ci domina più. Spirito invece è ciò che è spirituale, ciò che è sottomesso alla legge di Dio e quindi orientato alla vita e alla pace. Certo, amici, lo diciamo concludendo, bisogna dire che queste cose, questi insegnamenti della sapienza di Gesù e del Vangelo, umiltà, carità, castità, non hanno molto corso nel nostro mondo, dove purtroppo domina in genere la mentalità terrena, carnale, orgoglio, egoismo, lussuria. Ma noi non ci perdiamo d'animo. In mezzo a un mondo sporco si può vivere puliti. E perciò gioiosi. In mezzo a un mondo che sta perdendo il gusto del vivere si può portare il lieto annuncio ai poveri e proclamare ai prigionieri la liberazione. E il bello è che scopriremo che coloro che accolgono questo nostro messaggio e ringraziano sono più numerosi di quello che pensavamo. Il grazie dunque a te, Signore, e l'impegno della coerenza per essere un popolo nuovo che ha una legge nuova, una sapienza nuova e ne è contento e lo dice a tutti. Pace in cielo, pace in terra, pace su ogni popolo, pace ai sacerdoti delle chiese di Dio. Ripetiamo. Pace in cielo, pace in terra, pace su ogni popolo, pace
sacerdoti delle chiese di Dio. Fratelli e sorelle, al Padre che nel suo Figlio fatto uomo ha rivelato il suo amore per noi, eleviamo con fiducia le nostre suppliche. Ascoltaci, Padre buono. Ascoltaci, Padre buono. Per la Chiesa, sappi annunciare la novità del Vangelo agli uomini e alle donne di questo nostro tempo, ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Per la nostra società, si estinguano l'odio e le tensioni e cresca la solidarietà verso i malati, gli anziani, i deboli e i bisognosi, ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Per quanti sono oppressi sotto il peso delle difficoltà della vita, sperimentino la tua presenza di Padre, che dona consolazione e nuova speranza, ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. O Dio benigno e misericordioso, che un'altra volta ci hai dato di rivivere l'anno a memoria del Natale di Cristo, per l'ossequio sincero di questa celebrazione, effondi su di noi il dono di una bontà ancora più grande, per Cristo nostro Signore. Scambiamoci il dono della pace. In comunione con tutta la Chiesa professiamo la nostra fede cattolica. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Guarda con benevolenza, o Dio, l'offerta dei tuoi servi devoti. A te sia dono gradito e alla nostra debolezza sia sostegno perenne.
per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta esaltarti, o Padre di infinita misericordia, rinnovando l'offerta del sacrificio di lode e della sua vittima santa. È stata preannunziata in Abele, l'innocente ucciso, è stata vaticinata nell'offerta di Melchisedec e nell'immolazione della Pasqua mosaica, ma ogni immagine delle profezie antiche oggi si avvera nell'agnello di Dio, nel Pontefice eterno, nel Cristo che è nato per noi. Ammirati per questo disegno di grazia, con tutti i cori degli angeli cantiamo esultando l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui veniva tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Ambrogio e tutti i santi, i nostri intercessori, presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Insieme. Col cibo degli angeli, col pane disceso dal cielo, nutristi il popolo tuo, Signore. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e di
Preghiamo. La gloria unica e grande della tua nascita, o Signore, che ha risollevato ogni nostra decadenza, continui in noi la sua opera rinnovatrice per la grazia di questo sacramento donatoci da te, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ricordo che oggi pomeriggio, come del resto tutte le domeniche, alle ore 16 c'è qui in santuario la celebrazione dei Vesperi con un breve momento di adorazione eucaristica. E poi ricordo che oltre alla radiomissione il nostro santuario si è dotato anche di un servizio streaming attraverso una telecamera. Riprendiamo la celebrazione. Tutto questo non per favorire una pigrizia per rimanere in casa, ma per favorire quelle persone che non possono, per motivi di salute o di assistenza agli anziani o agli ammalati, essere qui con noi, o anche gli amici che sono in quarantena, e sono davvero tanti, e colgo l'occasione per salutarli attraverso lo streaming e attraverso la radiomissione. In genere noi trasmettiamo con il video la messa delle 11, più qualche altra celebrazione, vediamo un po' come possiamo fare, come per esempio la messa vigiliare dell'Epifania, la trasmetteremo perché è celebrata dal Vescovo Ausiliare, Monsignor Paolo Martinelli, mercoledì alle ore 18. E quindi teniamo ben presente la prossima solennità dell'Epifania per viverla bene, il 6 gennaio. E riceviamo la benedizione di Dio. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Con l'augurio di una buona domenica andiamo in pace.